Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirina in questo brevissimo video. Allora, ragazzi, visto che è periodo natalizio, è capitato che un paio di voi mi sono venuti a chiedere come possono fare per farmi un regalo di Natale. E quindi, ragazzi, faccio questo brevissimo video per spiegarvi in che modo potete farmi un regaluzzo di Natale, sempre se ovviamente vorrete, se potrete. Quindi io vi ringrazio comunque in anticipo per questo, ringrazio chiunque abbia avuto anche solo il pensiero, magari, di volermi fare un regaluzzo di Natale, per cui ci sono tre modi per farmi un regalo di Natale. C'è la mia wishlist di Amazon, sarebbe a dire la mia lista desideri su Amazon, e funziona in maniera semplicissima, ragazzi. Quando accedete alla lista dal link in descrizione, perché in descrizione trovate tutti i link che vi servono, avrete quindi accesso appunto alla mia lista desideri, quindi potrete farmi direttamente un regalo comprandolo su Amazon senza avere altre rotture di scatole per spedirlo, per impacchettarlo, eccetera eccetera, perché voi dovrete semplicemente, insomma, acquistarlo come fate solitamente per fare acquisti su Amazon. Poi ci pensa Amazon stesso a spedirmelo direttamente a casa. Se non dovesse piacervi o convincervi niente comunque di quello che è all'interno della lista, all'interno della lista stessa troverete anche, ragazzi, l'opzione per fare un buono Amazon, ecco, se volete comunque sempre sbrogliarvela attraverso Amazon. Quindi Amazon ci dà anche la possibilità di creare un buono digitale. Se non doveste voler prendere niente su Amazon, troverete in descrizione, ragazzi, anche il link alla mia lista desideri di Steam, quindi sarebbe a dire potete regalarmi un gioco digitale comprandolo direttamente su Steam, quindi poi ci pensa Steam ovviamente a farmi avere la copia digitale del gioco. Se poi non dovesse convincervi né Amazon né Steam, c'è comunque la possibilità di inviarmi sia anche solo, per esempio, ragazzi, un biglietto di auguri. Non so se volete inviarmi una lettera, un biglietto di auguri, sia anche semplicemente un bigliettino. C'è la possibilità di mandarmelo attraverso le poste italiane. Vi spiego subito come funziona. È semplicissimo. Sulla busta o sul pacco che vorrete inviarmi, dovete indicare due cose. Il mittente, quindi sarebbe a dire voi, ragazzi, quindi chi sta inviando la lettera o il pacco, sarebbe a dire quindi nome, cognome, indirizzo, CAP, città, tutte queste informazioni. Perché, ragazzi? Perché in caso di mancata consegna ci dovesse essere qualche problema, insomma, che le poste non riescono a consegnare la lettera o il pacco, almeno le poste italiane sapranno a chi reinviare la busta o il pacco. Quindi così non si corre il rischio comunque che la busta o il pacco in questione vadano perduti. Quindi scrivere il mittente serve principalmente a questo. Dopo aver indicato il mittente, dovrete inserire il destinatario, cioè sarebbe a dire me, e quindi dovrete scrivere Mariangela Benevento e poi dovrete scrivere fermo posta l'indirizzo dell'ufficio postale che troverete comunque scritto, ragazzi. Trovate tutte le istruzioni anche sotto in descrizione. Dovrete indicare fermo posta perché è proprio un metodo che utilizza le poste italiane per fare arrivare le buste o i pacchi direttamente negli uffici postali. In questo caso, ragazzi, ovviamente, se quindi doveste scegliere il metodo del fermo posta, dovrete però venirmelo a dire, nel senso: Giocherina, guarda che oggi ti ho spedito una letterina, dovrebbe arrivare fra 1 o 2 giorni, quindi almeno io saprò comunque che c'è qualcosa in arrivo e quindi nei prossimi giorni andrò sicuramente a fare un salto all'ufficio postale. Ovviamente, ragazzi, se doveste decidere di farmi qualche regalo di Natale, quindi ne dovesse arrivare qualcuno, ci sarà un video dedicato all'apertura di questi regali di Natale. Quindi, ragazzi, ho fatto questo videino per spiegarvi velocemente, così rendervi le cose tutte un pochettino più chiare. In ogni caso, ci sono queste tre possibilità, sempre se, ripeto, doveste volermi fare un pensierino di Natale. Intanto io vi ringrazio veramente di cuore a tutti, come sempre, ragazzi. Vi mando un saluto e un bacione. Ciao!